La mia settimana è stata difficile e si è conclusa con il mio computer di lavoro che è caduto a terra e quindi ho perso tutte le immagini e i video che volevo farvi vedere oggi pomeriggio. Quindi ho ricostruito a memoria un po' le cose che mi ero preparato su una presentazione che non ho con me purtroppo. E mi collego alle riflessioni che facevano Crizia ed Elisa, perché al centro mi sembra ci sia il tema della difficoltà a costruire e pensare una pratica politica maschile di cambiamento e quindi la difficoltà a costruire anche una rappresentazione di questa pratica. In realtà il tema forse è ragionare attorno anche a come spesso in posizioni maschili impegnate contro la violenza, posizioni maschili impegnate per il cambiamento, come diceva Crizia, per la giustizia nelle relazioni tra i generi, emerga l'egemonia, potremmo dire, di un modello maschile tradizionale, che è quello del maschile protettivo, dell'uomo capace di dominarsi, l'uomo capace di esercitare un disciplinamento delle emozioni, dell'uomo che antepone la razionalità alla naturalità. Questo lo dico perché probabilmente questa difficoltà a costruire una pratica politica maschile di cambiamento genera da un lato una diffusa e forse comprensibile diffidenza da parte del movimento femminista, da parte del movimento LGBT rispetto a una posizione maschile eterosessuale che si dica, diciamo, antipatriarcale, e dall'altro, come in parte mi sembra anche ricordasse Crizia, il rischio di un opportunismo maschile, l'opportunismo maschile del ossequio alle donne, dell'omaggio al femminile, dell'omaggio al femminismo. Oggi è uscito in Italia un libro di un noto giornalista, Aldo Cazzullo, che rappresenta proprio questo, cioè una lode maschile delle virtù tradizionali femminili contrabbandata come modello invece di cambiamento. E quindi è molto difficile costruire una posizione maschile che si collochi dentro il cambiamento. Nelle scorse settimane in Italia noi abbiamo organizzato una manifestazione nazionale che si chiamava Prima della Violenza, che era una giornata di impegno maschile contro la violenza. Abbiamo fatto su Facebook una sorta di call, di chiamata per chiedere di produrre immagini, loghi, slogan per questa giornata e non è uscito nulla di significativo, cioè o uscivano tutte immagini molto tradizionali di uomini protettivi, di uomini buoni, eccetera, oppure si riproducevano gli slogan già conosciuti del movimento delle donne contro la violenza, cioè è molto difficile produrre in modo creativo un'immagine degli uomini nel cambiamento. Per affrontare questo io oggi avrei voluto proporvi e presentarvi i risultati di una ricerca che ho svolto negli scorsi 3 anni, che ha visto una survey di circa 2.000 ragazzi, di 2.000 studenti in tutte le regioni d'Italia, con dei questionari e poi degli incontri, con un'analisi testuale dei media generalisti, con circa 450 riviste di 15 testate differenti dell'annata 2015, con una serie di interviste in profondità e con lavori di gruppo, tutti attorno alla rappresentazione del cambiamento maschile e alla rappresentazione della collocazione degli uomini nel cambiamento. Quello che emerge intanto è che queste rappresentazioni non sono solo un tema, hanno un effetto sulle aspettative che gli uomini mettono in gioco nei processi di cambiamento, cioè le rappresentazioni diventano fatti sociali che danno forma all'esperienza maschile del cambiamento, non soltanto lo rappresentano, non solo lo raccontano, ma lo costituiscono, lo plasmano. Gli uomini vivono questa esperienza di cambiamento in base alle rappresentazioni disponibili che hanno per leggerlo e per interpretarlo. E fondamentalmente, guardando l'analisi testuale dei media generalisti su cui ho lavorato,
il cambiamento è ancora rappresentato in modo prioritario come una minaccia per gli uomini, una minaccia per la propria collocazione sociale e per la propria identità sociale. E in fondo la parola più ricorrente, anche facendo un'analisi delle occorrenze, è quella della crisi. E quindi il ritorno continuo di questa categoria della crisi del maschile, che poi diventa gli uomini in crisi, la crisi della mascolinità, la crisi della virilità. Ed è un ritorno, perché come sappiamo è un tema che parte dall'Ottocento, nei primi Novecento ritorna e ciclicamente ritorna, no? Negli anni Cinquanta. E quindi il problema è capire se esista uno specifico oggi di questa crisi del maschile oppure se sia semplicemente l'eterno ritorno di questa categoria. Un ricercatore canadese, Jason Liblang, dice che in realtà la categoria di crisi del maschile è un dispositivo politico di ricostruzione del maschile, di continua ricostituzione del maschile, cioè è fa riferimento a un caposaldo della mascolinità, che è quella della soggettività artefice di se stessa, dell'essere padroni di sé, del produrre se stessi, cioè quell'immagine che poi Foucault chiama la cura di sé dall'antica Grecia, ma che complessivamente rimanda sempre la virilità e la mascolinità come continuo esercizio di approssimazione, di cui la crisi è uno strumento, no? Perché le cicliche crisi richiedono agli uomini un continuo sforzo di disciplinamento e di approssimazione. E questo cambiamento viene raccontato con due categorie, quella della perdita, appunto perdita di identità, perdita di ruolo sociale, e dall'altro di femminilizzazione, no? Gli uomini che perdono la propria virilità. E questa narrazione, questa rappresentazione diventa una sorta di profezia che si autoavvera, cioè il fatto che il cambiamento venga raccontato sempre in termini di perdita, di femminilizzazione, non fornisce altre immagini e altre rappresentazioni mentali agli uomini per poter interpretare spostamenti che potrebbero essere declinati in altri modi fuori da queste categorie. La survey fatta nelle scuole mi ha colpito molto, perché circa il 20% degli studenti e delle studentesse hanno rappresentato il cambiamento dei rapporti tra i generi come un fenomeno negativo. Ovviamente c'è una grande parte, un 60%, che rappresenta il cambiamento come positivo, ma lo rappresenta in termini meramente di riequilibrio egualitario e molto istituzionale. Le rappresentazioni sono: le donne hanno ottenuto il diritto di voto o cose di questo genere, ma non riguardante invece il tema più intimo dell'esperienza, della soggettività, delle relazioni, della socialità. Il cambiamento viene rappresentato come negativo sia per donne che per uomini, perché è fonte di disordine, produce un comportamento disordinato dei maschi, produce un disordine nei riferimenti e quindi un disorientamento per donne e uomini, riduce il rispetto verso le donne. Le donne sono meno rispettate che in passato, perché il cambiamento ha rotto quei modelli tradizionali che garantivano il rispetto alle donne. Il cambiamento produce una maggiore violenza in una società più disordinata, con meno valori tradizionali, cresce la violenza maschile contro le donne. E poi c'è una specifica rappresentazione negativa del cambiamento, che cambia quando si passa dalla rappresentazione generale. Una delle domande era come sono cambiate le relazioni tra donne e uomini nella nostra società negli ultimi anni, invece a come sono cambiati i rapporti tra ragazzi e ragazze nella scuola dove loro vivono la loro esperienza. E la cosa che colpisce è che una grande maggioranza dei maschi intervistati racconta di un cambiamento che viene rappresentato come a danno dei maschi. Le ragazze sono avvantaggiate, le ragazze sono favorite, c'è un pregiudizio contro i maschi che vengono considerati meno affidabili o più disordinati. Cioè c'è una rappresentazione, un'autonarrazione vittimistica degli uomini del cambiamento, e c'è una rappresentazione complessivamente molto nostalgica rispetto al cambiamento da parte di ragazze e ragazze che sono delle scuole superiori, quindi diciamo dai 13 ai 17 anni circa.
La cosa interessante è che questa survey che abbiamo fatto aveva alcune domande, alcune questioni che venivano, che riproducevano delle inchieste fatte negli anni 80 e anni 90, sto parlando troppo, ah no, mi guardavi, degli anni 80 e anni 90, ed è significativo come ci sia una regressione rispetto alle risposte di 20 e 30 anni fa, sui ruoli familiari, su alcuni ruoli nella coppia, le risposte ad esempio sull'autonomia economica femminile, sulla gelosia eccetera, appaiono diciamo un ritorno indietro rispetto alle risposte ottenute circa 30 anni fa. Quindi il problema è disponibile un'altra rappresentazione oltre la crisi, la perdita, una crisi che non sia rottura di senso di un ordine simbolico che non risponda alla vita degli uomini, ma invece crisi degli uomini dentro questa perdita che produce un ripiegamento maschile, no? Perché appunto viene visto come perdita. La ricerca ha cercato di mettere in relazione tre dimensioni: il discorso pubblico generalista dei media, i saperi esperti a cui si fa riferimento, complessivamente soprattutto il sapere psicanalitico, e quindi quel sapere psicanalitico utilizzato come strumento di naturalizzazione delle differenze, di rappresentazione immutabile delle attitudini maschili e femminili o delle funzioni necessarie, no? La necessaria funzione di un maschile nella educazione dei figli, no? E quindi senza il padre non si può diventare individui, e quindi questa riproduzione di esperienze maschili e femminili sotto invece la categoria di funzioni maschili e femminili, e dentro questa funzionalità ovviamente quindi una rinaturalizzazione di modelli tradizionali, e quindi discorso pubblico dei media, saperi esperti a cui i media si riferiscono per spesso rafforzare e consolidare il senso comune, lo dice anche lo psicanalista, e quindi funziona, e le autonarrazioni personali che stanno nel racconto dei ragazzi nelle scuole quando sono intervistati o nelle interviste fatte in profondità a uomini adulti o negli incontri fatti con gruppi di uomini sulle proprie esperienze. Ecco, questa assenza di rappresentazioni alternative incide in due modi, a me pare. Da un lato risucchiando anche spostamenti possibili all'indietro, cioè risucchiando per esempio comportamenti apparentemente trasgressivi o culture conflittuali dentro modelli molto tradizionali, perché appunto senza la disponibilità di nuove categorie, abbiamo visto, a me pare, nel discorso di Crizia molto significativo il fatto che tutte le esperienze di uomini no, contro la violenza poi ricadano spesso nel richiamo del vero uomo, del modello della virilità come valore di riferimento. Ma anche un fenomeno che potremmo chiamare di resilienza. Un caso, una delle tante immagini che vi proponevo, è una campagna sulla depilazione maschile. La depilazione maschile è per definizione un dato sicuramente di rottura rispetto al modello tradizionale, no? un elemento che rappresenterebbe una paura di femminilizzazione maschile. In realtà la campagna sui media che abbiamo monitorato invece ripropone paradossalmente il modello del corpo macchina, dell'uomo che domina se stesso. C'è un corpo maschile che avrei voluto farvi vedere, rappresentato con una mappa militare di rilievi, quindi di nuovo il corpo come territorio che l'uomo militarmente occupa, controlla, plasma, e il corpo depilato è la macchina pulita, levigata, efficiente, senza imperfezioni. Quindi quell'immagine che mi dice c'è una pubblicità generalista su settimanali di grande diffusione di una cosa come la depilazione maschile, che percepiremmo come uno spostamento drastico dalla virilità tradizionale, torna a fare ricorso a modelli molto tradizionali tipici della identità dell'autocontrollo del corpo. Quindi il problema forse per me è che emerge nella nostra discussione la necessità di discutere di quali sono le categorie che utilizziamo per produrre una pratica politica maschile. Cyrus diceva: è difficile essere un maschio bianco borghese omosessuale. Pensate quanto possa essere difficile, dal mio punto di vista, essere un maschio bianco eterosessuale, produttivo e via di seguito, no? Occidentale, eccetera. Il problema è capire se è possibile
se noi riteniamo possibile, una posizione di cambiamento, cioè una posizione che abbia una spinta, una propensione alla trasformazione, non a partire da una posizione di soggezione, neanche a partire però da una motivazione di giustizia sociale, di relazioni tra i generi, ma invece da un desiderio di cambiamento, e quindi che non faccia appello all'uomo protettivo, all'uomo responsabile, all'uomo capace di autocontrollo, ma invece alla rottura di questa dimensione della mascolinità. In questo senso, a me pare che la rappresentazione di mascolinità egemonica proposta da Connell, anche aggiornata, segni qui un suo limite. Non a caso Connell conclude il suo libro con un'idea di impraticabilità di un movimento maschile di trasformazione. Lui dice: l'unica possibilità è la solidarietà empatica con le donne e con i soggetti svantaggiati, perché l'unica possibilità di un cambiamento sociale è quello che individua gli interessi di un certo gruppo in conflitto con un altro gruppo. Se noi intendiamo la mascolinità egemonica come egemonia di un gruppo di uomini su altri gruppi di uomini, è evidente che gli uomini eterosessuali non hanno un interesse a costruire un cambiamento dentro questa dimensione. Se invece noi pensiamo che l'egemonia non significa semplicemente egemonia di una parte, di alcuni gruppi su altri, ma invece come un'egemonia pervasiva che plasma, condiziona e vincola la vita e l'esperienza di tutti, allora possiamo forse pensare lì dentro uno spostamento. In fondo il femminismo ha parlato di questo. Femministe italiane come Carla Lonzi ed altre esplicitamente dicono: le donne non sono una categoria sociale svantaggiata che esprime i propri interessi. Le donne pongono una questione di trasformazione che riguarda tutta l'umanità e non gli interessi di una categoria. Quindi in questo senso forse dobbiamo ripensare l'idea di egemonia, così come forse dobbiamo ripensare il concetto di potere e conflitto, un'idea di potere pervasivo che però spesso nelle nostre discussioni la pervasività del potere in termini foucaultiani rimanda a un'immagine di un panopticon, cioè di una sorta di potere paralizzante. Al contrario, dovremmo ragionare su un'idea di un potere che appunto in qualche modo plasma anche la vita dei dominanti e trasforma e dà senso anche alla vita dei dominati e delle dominate. Quindi in questo senso forse pensare che anche quando ragioniamo di per esempio relazioni tra l'esperienza della critica del maschile e il movimento LGBT, a me interessa capire come lo stigma omofobico non sia solo un elemento, un dispositivo di discriminazione per chi ha un orientamento sessuale diverso dalla norma eterosessuale, ma è un dispositivo di disciplinamento di tutti gli uomini. L'omofobia è innanzitutto un dispositivo che disciplina la mia vita di uomo eterosessuale, e quindi mi chiama in causa non semplicemente perché mi faccio carico della discriminazione di qualcuno, ma perché riguarda la mia libertà, della mia socialità e l'esperienza del mio corpo. E così come appunto abbiamo visto il mito del vero uomo nei movimenti antiviolenza dimostra la pervasività di questo potere anche nelle altre rappresentazioni. Sto concludendo. Io credo che su questo un altro tema che mi sembra anche oggi sia emerso è il riferimento che facciamo alla performatività del linguaggio nella costruzione delle soggettività. È possibile pensare anche a quanto la stessa messa in scena, se volete, paradossale e critica della mascolinità, la mascolinità messa in scena dalle donne, da omosessuali, sia un elemento linearmente trasformativo, oppure invece anche lì ritorna un elemento di performatività che ci condiziona. La dico in altri termini, come secondo me dice molto bene Judy Butler, io ho l'impressione che anche nel movimento queer e nel movimento, diciamo, di critica alla performatività del genere ci sia una lettura ottimistica della performatività del linguaggio, cioè l'idea che il genere possa essere qualcosa che io metto in scena e che controllo, che il genere possa essere un abito che indosso la mattina e dismetto la sera, ma anche
come mi sembrava dicesse bene Cyrus. A me interessa invece vedere come anche, ad esempio, nella maschilità omosessuale ritornino dei modelli fallici, ritornino dei modelli di dominio, delle rappresentazioni del corpo e della sessualità fondate su una rappresentazione di potere, di polarizzazione tra attivo e passivo, tra maschile e femminile. Ecco, se affronto, diciamo, la dimensione del potere, della sua pervasività e della pervasività anche del linguaggio come costruzione performativa, non in termini ingenui e ottimistici, ma cogliendo quanto questo interroga tutte le soggettività e mette in discussione tutte le costruzioni di conflitto, forse dobbiamo appunto andare oltre l'idea che la soggezione sia l'unica condizione per essere soggetti della trasformazione. Cioè è possibile forse pensare a un'idea del conflitto che non parta dall'estraneità al potere, all'estraneità a una norma di riferimento, ma un conflitto che possa partire da dentro quel potere, da dentro quella norma, senza l'illusione della estraneità derivante dalla soggezione. Questa ricerca conclude con una sorta di monitoraggio di alcune posture maschili, di come gli uomini si pongono dentro questo cambiamento. Una di queste appunto è quella della ricerca dell'estraneità, quella di dire queste costruzioni non mi riguardano perché io sono ormai fuori o perché io sono di una generazione successiva, oppure certo quella della nostalgia, o anche appunto a dimostrazione di come si sia possibile un ritorno indietro, l'affermazione di un'estraneità rispetto ai modelli patriarcali tradizionali, per cui i ragazzi dicono io non mi riconosco in quell'uomo violento, io non mi riconosco nell'uomo dominante, eccetera eccetera, paradossalmente produce un ritorno indietro. Io non mi riconosco in quel modello, voi rappresentate gli uomini invece come violenti e dominanti, quindi io devo difendere il maschile da una denigrazione, diciamo, prodotta dal discorso pubblico politicamente corretto, femminista, eccetera. Quindi paradossalmente quello spostamento che era io non sono come mio padre diventa io devo però difendere il nome mio e di mio padre rispetto a questa rappresentazione. E un'altra descrizione, un'altra postura che abbiamo, come dire, nucleato oltre a quella del rancore, l'ultima che a me interessa particolarmente, è quella della sottrazione, cioè quella che dice io non mi riconosco nel modello maschile tradizionale, non mi riconosco nella gara a chi ce l'ha più lungo, nella competizione, nell'ostentazione della virilità, e per questo scelgo di tirarmi fuori, di sottrarmi. Ma spesso questa sottrazione è anche una sottrazione dalla relazione. Non mi sento di stare dentro una relazione in cui assumo la responsabilità del breadwinner, non mi assumo la responsabilità di diventare padre, no, non mi assumo la responsabilità di ricollocarmi in quel ruolo maschile, e paradossalmente riproduco il modello tradizionale dell'uomo assente nel lavoro di cura, nella coppia, nella famiglia, nell'assunzione di responsabilità in quella famiglia. Allora il tema che a me interessa è questo: vedere come, se non riusciamo a costruire rappresentazioni adeguate che sappiano leggere in termini nuovi una collocazione del maschile nel cambiamento, rischiamo o la mancanza di parola, l'incapacità ad esprimersi che spesso segna i movimenti chiamati, diciamo, pro-feminist. E già chiamarsi pro-feminist vuol dire che non riesci ad avere una tua parola per dirti cosa sei, oppure il contrario, essere sottoposti al risucchio del richiamo di modelli resilienti che ritornano del simbolico tradizionale maschile. Grazie. Thank you very much, Stefano. We'll take now your questions, comments, etc. Emanuela? No, sta arrivando un ascensore. Quarto of an hour, al quarto d'ora. Beh, innanzitutto grazie a Stefano e anche alle relatrici precedenti, Crizia e Elisa, perché sono state veramente una sessione, un convegno, mi sembra molto interessante.
Se vuoi una battuta, io conosco il tuo pensiero, quindi ho capito perfettamente il senso. Ridevate, ma non so perché. No, perché ridete, te lo spiego subito. Premesso che ho capito perché so come ragioni e lo condivido, mi ha fatto un po' sorridere quando hai detto, capite quanto sia difficile essere un maschio bianco, eterosessuale, borghese, eccetera. E io pensavo a cosa avrebbe pensato un migrante richiedente asilo, o nero, o nordafricano, di cui parleremo domani, ma è solo una battuta, perché in realtà so in come hai contestualizzato questa tua affermazione. Una curiosità, parlavi di questa ricerca nelle scuole e di come i giovani ragazzi in qualche modo manifestassero un disagio rispetto al cambiamento, interpretassero il cambiamento solo in termini negativi. Allora mi chiedevo, in un'ottica di intersezionalità, se in che termini ritroviamo delle differenze di classe, capitale sociale, e se avete avuto modo di trovare degli indicatori di classe o capitale sociale, o semplicemente un indicatore grezzo che può essere la zona, il quartiere, il tipo di scuola, eccetera. Ci sono delle differenze? Oh, you want to answer? No. No? We take all the questions? No, la raccoglie perché sì, se sì, no. Sono le due relatrici, se no. Facciamo prima. What? We take all the questions. Just remember, I don't understand Italian very well. Okay, so we tell there were four questions, so we take all the questions and they answer later. Okay. Yes. Yes. It's just a comment and also a question to Elisa in relation to the representations of the politics of representation of violence against women, because, well, masculinity is a social construction, violence is a social construction also. We have been changing the perception about violence, and I think that it's very important to take in account the local and regional context of the politics of representation on violence. For example, in Spain, it's not the same news or TV series or films in the representation of violence, because for different circumstances, journalists has been committed in the fight against violence. So it has been a process of reflections, of doing guided lines for media, for TV media, for journals, and so. And that means that it's a different, there are two politics of representation, news and films. News are more localized, more regional, as in construction, news is different in elaboration than films or TV series. And that means, in my opinion, that this reflect the different social conditions fighting against violence against women. And the question was, you have been talking mainly about Italy? We're supposed to take all the questions and you answer later. Luca, you wanted to ask a question. I'll go later to you, but now as the microphone is here. Ah, okay. No, alla Paco, alla quinta fila. Multilingual. We're multilingual. Sì, brava. Io lavoro da anni sulle diversities, e prima la discriminazione, per esempio sulla differenza di genere, poi le pari opportunità e poi la valorizzazione della differenza. Credo che sia conosciuto più o meno da tutti, sulla valorizzazione anche delle differenze di orientamento sessuale, sulla valorizzazione delle differenze
di prestanza fisica e così via, no? Ecco, io credo che, è quello che poi mi interessa, leggere la differenza maschile come una differenza e vedendola anche su quello che ci può essere di valore nell'essere uomo. Real man, come diceva la relatrice, che è l'unico modo, io credo, per uscire fuori da questa cosa, noi uomini siamo in crisi, oddio, oddio, che schifo, e cosa c'è di bello nel diventare un uomo diverso da parametri ormai vecchi e riscoprire certe cose. Per esempio, un vero uomo non paga le donne, un vero uomo non paga neanche gli uomini, perché ci sono anche i gay che pagano gli uomini, no? Quindi non è solo un problema dell'uomo rispetto alle donne, ma di come l'uomo è. E allora un vero uomo che non paga le donne è perché ha la possibilità di avere una relazione diversa con le donne o con gli uomini. E se io lo vedo da questa parte, forse do una motivazione agli uomini rispetto al cambiamento. Anche vedendo quello che sta succedendo, io vedo mio figlio, certe volte lo vedo a casa con suo figlio, con sua figlia, e gli vengono fuori delle cose di affettività che io ci ho messo 30 anni a scoprire, a tirare fuori, a far emergere da me, e a lui vengono così naturalmente, no? Oppure vedo certi giovani uomini come non hanno bisogno di affermare la loro mascolinità, tant'è vero che a volte sembrano quasi gay secondo un parametro tradizionale. Perché? Perché hanno accettato di essere un po' più femminili, o almeno non stanno più su quel maschile che si deve proteggere dall'essere femminile, se no sei omosessuale, non esiste, insomma. Allora, c'è una realtà, secondo me, che si sta molto più muovendo di quanto a volte nel voler sempre vedere ciò che non va, non cogliamo gli elementi di cambiamento. E credo che questi elementi di cambiamento vadano visti proprio andando a trovare il limite di un certo modello maschile, ma anche quello che come uomini abbiamo, che è ancora valido e possiamo portare. In questo senso, secondo me, prendendo il meglio anche dell'esperienza femminista, per quello che ha portato da questo punto di vista, insomma, senza stare a difenderci, no? E certo, facendo un discorso che forse non è del tutto facile, o può, che ha, sta su un crinale molto rischioso, perché può essere semplicemente noi uomini siamo sempre stati valorizzati, adesso ci rivalorizziamo ancora di più, e questo rischio c'è, però se non si corrono rischi. Grazie. Any more questions can we take? Okay, can you please pass the microphone to the other side, to Luca? Thank you, grazie. And after Luca. Grazie. Okay, allora, io ho una domanda per tutti. Stefano, allora, ci sono delle condizioni strutturali che distinguono la presa di parola delle donne sul tema della violenza dalla presa di parola dei gay e delle lesbiche sul tema della violenza, dalla presa di parola dei gruppi eterosessuali maschili sul tema della violenza. Io credo però, correggimi se sbaglio, che queste condizioni strutturali diversifichino moltissimo i meccanismi attraverso i quali i soggetti prendono parola. Nel caso delle donne, nel caso della violenza, che in modo forse semplicistico chiamiamo omofobica, quello che mi pare rilevante da un punto di vista strutturale è che non c'era una rappresentazione preesistente. Hanno dovuto inventarsi parole, hanno dovuto inventarsi discorsi, hanno dovuto inventarsi modi di guardare la società. Invece la partecipazione dei maschi eterosessuali bianchi, e con tutte le disgrazie che tu hai elencato, le parole ce le hanno, i frame esistono, le teorie esistono. Va bene?
E questo mi pare molto, molto, molto rilevante. Perché, e qui sta la domanda, se nel caso della violenza di genere o della violenza omofobica noi diamo per scontato che la presa di parola racconti un conflitto sociale, no? Ecco, se io ti chiedessi qual è il conflitto sociale che la presa di parola dei maschi etero, bianchi, eterosessuali contiene, cioè dove sta il conflitto sociale, qual è il conflitto sociale che sta dietro la presa di parola di maschi eterosessuali rispetto al tema della, della violenza di genere. Mi piacerebbe sentire la tua opinione su questo. Crizia e Elisa. Elisa, scusa Elisa. Allora, Connell dice, scrive, l'unica modalità maschile eterosessuale per dire la violenza di genere, per far politica sulla violenza di genere, per far politica sul genere, è di accompagnare, no, le battaglie delle donne o di accompagnare le battaglie del movimento LGBT. I tuoi esempi, Crizia, forse volevano dire anche quello, no? C'è un'alleanza. Però io, mentre tu ci mostravi quelle foto lì, mi chiedevo, ma cosa stiamo vedendo? La domanda è questa. L'ipotesi potrebbe essere che noi dalle tue fotografie stavamo vedendo un tentativo maschile di appropriarsi di una definizione di violenza che già c'era, no? L'esempio più calzante è l'uomo a torso nudo che dice: mi piacerebbe che anche le altre donne potessero andare in giro a torso nudo non sentendosi minacciate. Un mio amico direbbe: grazie al cazzo, no? Cioè, a tutti i maschi piacerebbe che tutte le donne andassero in giro a torso nudo e fossero disponibili, no? Per cui il tema è questo: c'è un ragionamento nella tua ricerca, ci sono prove empiriche su come questi maschi definiscono operativamente la violenza, cioè cos'è violenza? Qual è la violenza che il real man combatte? Cos'è? Se c'è una definizione operativa proprio. Perché mi pare che, e la seconda domanda è, quei soggetti lì distinguono la violenza contro le donne dalla violenza contro le minoranze sessuali? Cioè c'è dentro nel loro discorso sulla violenza anche la violenza omofobica? Elisa, dunque, Weber, Durkheim, no? Che palle, lo so, Weber, Durkheim. Io non posso non pensare che Weber in Economia e Società scriveva che l'unità domestica si regge sul monopolio della violenza da parte del capofamiglia, il quale ha l'obbligo di regolare i rapporti attraverso l'uso della forza. E dunque la violenza c'è quando lui eccede. Vabbè? Quella è la teoria. Ok, allora, quella non è una teoria, non è una teoria sulla violenza, è una teoria sullo Stato, no? È la teoria dello Stato. Durkheim scriveva che la condizione della civilizzazione umana è, cioè, l'uomo duplex, l'uomo è istinti e cultura, il compito della società è di regolamentare gli istinti per favorire la convivenza pacifica. Per cui abbiamo una teoria sulla società, che è quella di Durkheim, che dice: l'uomo ha istinti che però deve imparare a governare. Abbiamo una teoria dello Stato che ci dice che le unità domestiche, che sono la prima forma dello Stato, si reggono sul dominio sul monopolio della violenza e sul rispetto dei limiti dell'uso del monopolio della violenza. Mi chiedevo se le tue conclusioni, no? Che raggiungono gli stessi punti, no? Violenza è un eccesso o violenza è imparare a gestire i propri istinti, il percorso che tu hai chiamato di naturalizzazione. Mi chiedevo se non trovavi che nel racconto mass mediatico ci fosse semplicemente e molto banalmente il racconto della società moderna su se stessa, né più, nulla di più e nulla di meno. Sì, e, la domanda è se tu notavi differenze tra giornalisti di sesso maschile e giornalisti di sesso femminile. Hold on, can you pass the microphone to Octavio and we just take that question and then you answer and we can start a debate. I mean, I'm not in a hurry. I'm just suffering because
were supposed to be at 5:45 presenting about gender, but if you want a good debate, I'm not gonna say no, you know. So. Mm-hmm. Ok, un commento per Elisa, no? Quegli esempi di cui ha parlato di TV series o di Twilight Saga, penso che non siano niente di nuovo, no? Ci sono veramente una ricostruzione della vecchia idea dell'amore romantico, no? E di questa idea di come si fanno i rapporti, no? Tra uomini e donne, no? E come le donne sono un spazio dove perdono la sua autonomia, no? In nome dell'amore, no? E si ricordi per esempio il Dracula di Bram Stoker in quella versione che ha fatto Coppola. C'è veramente un dialogo molto rappresentativo, no, di questa idea, dove Mina dice io vorrei essere quello che tu sei e io vorrei vedere quello che tu vedi. Allora c'è il pieno annullamento, no, dell'autonomia di questa donna. No? E c'è anche una domanda per Stefano. E forse hai parlato della difficoltà di rappresentare questo cambio del maschile, no? Io penso che questa difficoltà sarà sempre se non superiamo due categorie maschile e femminile. Se non superiamo queste categorie saremo sempre condannati a ritornare, sarà un ritornello sul dibattito, come siamo maschi, come sono meno mascolite altre. Io penso che se non superiamo questo binarismo sarà impossibile trovare un posto giusto, no, per i nuovi uomini.